Buongiorno a tutti, mi chiamo Giada, ho 37 anni e lavoro per Iren, una società operante nel settore energetico. Nello specifico io sono responsabile del front office all'interno dell'unità trading di Iren. Io con i miei collaboratori ci occupiamo di gestire le vendite, gli acquisti di energia elettrica e di gas con l'obiettivo di portare i prezzi migliori all'interno dell'azienda. Le mie giornate tipo non sono mai uguali l'una all'altra, in quanto dipendono fortemente da ciò che accade all'interno dei mercati energetici e comunque ogni giornata è sempre contraddistinta da una serie di call con i miei superiori, con i miei capi, nelle quali andiamo a valutare le strategie e io devo portare dati relativi ai mercati. E poi delle altre call con i miei colleghi, i miei collaboratori, nelle quali andiamo a capire come agire e quali tipi di operazioni effettuare in base a quello che sta accadendo in quella giornata. Dal punto di vista lavorativo, il momento più importante della mia carriera è sicuramente stato quello in cui sono entrata a far parte del desk del trading ormai 10 anni fa. Fu un caso in quanto il mio capo dell'epoca in un primo momento non era molto convinto che io fossi predisposta per questo lavoro. Diciamo che a distanza di tempo, vedere che ce l'avevo fatta e vedere che ero riuscita ad ottenere dei buoni risultati fu per me un grande motivo di orgoglio. Ero riuscita a far cambiare idea a lui e a dimostrare che invece ce l'avevo fatta. Penso che tre doti fondamentali che mi hanno contraddistinto e che mi hanno portato ad essere dove sono oggi siano state la determinazione, in quanto ogni volta che mi viene richiesto qualcosa, l'obiettivo è sempre il punto di riferimento e cerco di arrivarci nel miglior modo possibile, comunque di arrivare sempre a fondo di ciò che mi viene chiesto. La passione è un altro elemento imprescindibile, in quanto ritengo che qualsiasi lavoro vada svolto con passione. E infine la collaborazione. La collaborazione è un elemento fondamentale per raggiungere grandi obiettivi, in quanto ritengo che nessun capo da solo possa farcela se non con un team intorno di persone coeso e fortemente collaborativo. Il messaggio che oggi vi voglio portare è proprio questo: cercate di essere sempre determinati, di non mollare mai e soprattutto di fronte agli ostacoli e di fronte a persone che possono magari non credere in voi, non arrendetevi, ma prendetelo proprio come spunto per arrivare in fondo e per dimostrare che ce l'avete fatta. In bocca al lupo a tutti, ciao!